tornano nel prossimo fine settimana i giochi antichi, un modo in cui forse i giovani, i ragazzini, i bambini, ma anche gli anziani possono un po' riappropriarsi in qualche modo della città. I giochi di una volta che tornano in auge, che forse non abbiamo mai dimenticato. Il fatto di riprendere il gioco antico è un modo di ritornare a giocare con la consapevolezza del valore formativo del gioco, perché nel gioco, soprattutto il gioco di una volta, si imparavano le regole della vita, si imparavano molte di queste competenze che poi servono nella vita. E la cosa bella è che, così come è stato presentato l'evento, ci saranno i bimbi, ma ci saranno anche i grandi e ci saranno anche i nonni, perché il gioco è una realtà che coinvolge l'intera comunità. Con un sogno nel cassetto, tra l'altro, quello di avere, chissà, un giorno anche un luogo dedicato non solo due giorni all'anno, ma un luogo che è dedicato tutti i giorni dell'anno ai giochi di una volta. Questo è un sogno che io spero si realizzi presto, perché appunto a Omegna abbiamo tutto uno sviluppo di una progettualità legata alla didattica a Rodari e chiaramente avere un posto con i giochi antichi sarebbe un modo di arricchire ulteriormente l'offerta ludico, culturale, educativa della città di Omegna. Giocare, ce lo ricordava Rodari, tanto per stare sempre in tema, che per i bambini giocare è un lavoro molto ma molto serio. In questa ottica c'è anche l'importanza della presenza delle scuole. Sì. Diciamo che questa nona edizione di Giochi in Strada è, come le altre, un evento educativo. È un evento educativo perché attraverso il gioco i bambini imparano, in primo luogo imparano il rispetto, perché nel gioco c'è il rispetto delle regole. L'iniziativa parte dalla scuola, ma coinvolge la comunità con il comune e coinvolge anche la prosenectute, quasi un legame ideale tra le varie generazioni. Tante le novità quest'anno, tra l'altro anche la riscoperta di un gioco che non è antico, è antichissimo, risale addirittura al Medioevo. Sì, allora abbiamo riscoperto questo gioco che si chiama un gioco dei tarocchi, fatto con le carte dei tarocchi, non ha nulla con la divinazione dei tarocchi, perché quello è un gioco che si fa comunemente, ma è proprio un gioco di carte che risale al Medioevo, al 1400, ed è un gioco che era giocato fino a 50-60 anni fa anche a Omegna.